Yes! Però sono felice di studiare. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena finito di fare colazione con il mio pancake mele cannella, che tra tutti è il mio preferito, e il latte di mandorle, poiché ho notato che non dura molto in frigo, dura al massimo 2-3 giorni. Cerco di farlo un giorno sì e un giorno no. Per rendere tutto il processo molto più veloce non metto in ammollo le mandorle. Ho provato una mattina, perché ero disperata, a farlo con le mandorle senza averle messe in ammollo la sera prima e è venuto buonissimo. Ho seguito i vostri consigli e rispetto a quando l'ho fatto per il video ora aggiungo molta più acqua per diluirlo, perché comunque lasciandolo in frigo si sedimenta un po', ma anche per renderlo più latte e meno cremoso, effettivamente diventava troppo denso. E nulla, quindi adesso, finito di fare colazione, studio un pochino, poi vi spiegherò, e poi oggi vi porto con me ad acrobatica, quindi let's go! Come vi avevo promesso su Instagram, oggi vi porto con me all'acrobatica. Io faccio i corsi il mercoledì sera, però poi ho libero accesso in palestra durante la settimana. Non venivo qui da un po' perché, causa tutti i viaggi che ho fatto, non ho avuto tempo in settimana, e anche perché è un po' lontano da casa mia, quindi per arrivare qui ci vuole molta motivazione. E quindi penso di non venire qui da circa 3-4 settimane. Però oggi sono voluta venire perché sono umiliata tantissimo e quindi sento anche che ha più senso che io venga qui e pratichi oltre alla classe. Sono migliorata tantissimo a corpo libero, la verticale finalmente un pochino la reggo. Ed è per me una soddisfazione enorme, davvero, cioè è un sogno della vita fare la verticale, quindi assolutamente la cosa più bella. Poi sono migliorata tantissimo sui salti mortali. L'altro giorno a lezione sono atterrata in piedi, quindi vediamo adesso se riesco. Non ho ancora provato, ho appena messo il materasso lì dietro. Thank you.
E poi, come altro trick, sto lavorando sulla rondata. Non riesco a staccare, spingermi di nuovo. Che ci siamo quasi. E poi sul salto mortale indietro, not so much, perché sono troppo lunga e faccio fatica a raccogliermi. Però sto migliorando tantissimo e sono proprio felice, cioè penso che questa sia stata davvero la scelta più azzeccata che abbia mai fatto nel mio ambito sportivo. È proprio qualcosa che mi appartiene e sento che piano piano ce la posso fare, che sto migliorando. E è un buon risultato rispetto all'inizio. Mi ricordo per la prima lezione sono uscita e ho detto ok, no, non è assolutamente la cosa che fa per me. E invece no, chi la dura la vince. Basta, è più di un'ora che sono qua, sono morta, però qui il tempo passa troppo veloce perché mi diverto da morire. Allora, quando inizio a preparare i miei pasti non parto mai con un'idea precisa, ma creo nel mentre, cioè prendo la roba in frigo e la cuocio, poi qualcosa combino. Qui ho tagliato dei broccoli. E adesso li ho tagliati belli fini 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 perché è l'una, quindi in questo modo ci impiega di meno a cucinare, e li faccio al forno. Li condisco con le mie spezie preferite, un po' di paprika direttamente dall'Ungheria, curcuma e pepe per attivare la curcumina della curcuma. Quindi verdure, check. Ora fonte di carboidrati. Apro la mia dispensa, qui è dove tengo essenzialmente tutta pasta, riso, quinoa, couscous, eccetera, e scelgo. Questa mi sembra una scena che succede sempre, scelgo. Vai, vado di quinoa. Allora, la quinoa andrebbe cotta con il metodo dell'assorbimento, che prevede di misurare la quantità di quinoa, misurare la quantità d'acqua, poi mettere il coperchio e farla cuocere. Prevede troppo impegno in questo momento, quindi adesso la sto cuocendo come la pasta, quindi la lascio un quarto d'ora sobbollire e poi la scolo. E poi come fonte proteica alla fine ho scelto le uova, che sto cercando di fare alla fascia, non so, solo che ora sento la pressure e vedrà che non vedranno, cioè dal momento in cui bolle 5 minuti e mezzo, spengo fuoco, lascio 30 secondi e poi dritto sotto l'acqua gelida. Quando è così è sicuramente la fashions, me lo sento. Questo mi sa di no, ha avuto un problemino in cottura. Vediamo. Voilà! Facciamo subito la prova dell'uovo alla fashions. Yes! Wow, che bello! Bene. Buon appetito! Il resto di oggi e tutta la giornata di domani, che è sabato, la passerò a studiare. Non ve ne avevo ancora parlato nel dettaglio, ma essenzialmente mi sono iscritta a un corso, che è un corso FIPE, Federazione Italiana Pesistica. E l'ho fatta essenzialmente per aumentare le mie conoscenze. Devo dire che è stato veramente utile, sto imparando tante cose, soprattutto adesso che sto studiando, e tante cose ho iniziato ad applicarle nei miei allenamenti e vedo la differenza. Ho sempre fatto tutto basandomi sulla mia esperienza, su trial and error, quindi provando e vedendo cosa succede, però ovviamente avere una base più scientifica è molto più utile e in questo modo riesco a rendere i miei allenamenti molto più efficienti. Il motivo per cui l'ho fatta è essenzialmente questo,
però ovviamente mi dà anche dei titoli aggiuntivi ed è un pochino questo che voglio iniziare a fare, perché io amo studiare, mi piace imparare cose nuove e non voglio smettere di imparare cose nuove, e quindi visto che ne ho l'opportunità voglio dedicarmi a studiare ciò che mi interessa davvero. Mi piacerebbe molto specializzarmi nell'allenamento al femminile, frequentare dei corsi di formazione sul pavimento pelvico. Ho questo pallino in testa del pavimento pelvico, voglio approfondire, perché penso che nella vita di una donna, soprattutto con la questione gravidanza, sia un argomento molto interessante e che io, anche e soprattutto per mio interesse, voglio approfondire. Per poi ovviamente condividere con voi. E quindi nulla, essenzialmente questo. Domenica ho l'esame e quindi devo studiare, però sono felice di studiare. Cena non molto instagrammabile, con cosciotti di tacchino, verdure, gallette. Post cena con queste energy balls, che la ricetta la sto ancora studiando, quindi ve la saprò dire a breve.